Il primo premio della 30ª edizione del concorso di ceramica contemporaneo mediterraneo va ad un'opera francese, mentre il premio mostra personale va ad un'opera che verte sul complesso principio di equilibrio delle parti e arriva dalla Polonia. Con la proclamazione dei vincitori è inaugurata la mostra nel Castello Episcopio di Grottaglie, opere internazionali per un appuntamento prestigioso con l'arte e la cultura. Grottaglie continua ad esprimere un grande valore culturale in questa terra di Puglia. Abbiamo sempre detto che Grottaglie poteva ambire ad avere il mare. Beh, ce l'abbiamo attraverso questa mostra, Mediterraneo appunto, in questo bacino in cui tutti gli artisti vengono a esporre le proprie opere. Partner del concorso la BCC San Marzano, di quest'ultima la volontà di istituire un proprio premio dal prossimo anno, una residenza d'artista in città, la cui opera sarà poi donata al Museo della Ceramica. Ed è un discorso non soltanto artistico ma anche economico. Voglio ricordare che a Grottaglie insistono oltre 60 botteghe ceramiche che si tramandano di padre in figlio, quindi c'è una rilevanza artistica, c'è una rilevanza economica. Gli artisti esprimono la loro visione di Mediterraneo attraverso la ceramica, intrecciando elementi storici, culturali, naturalistici e sociali. E il fatto che in questa edizione vi sia una presenza così importante di artisti internazionali dà un senso anche ad un percorso che lo stesso concorso ha sviluppato. Al tempo stesso, una vetrina prestigiosa per artisti emergenti o già affermati. Un'occasione ottima per chiunque per confrontarsi veramente con artisti internazionali, con artisti di esperienza e anche per chi è alle prime armi di poter veramente competere ad un altissimo livello.